Nel corso di questa sessione plenaria sono state votate due importanti relazioni. La prima si pone l'obiettivo di rilanciare l'Unione Europea come prima destinazione turistica al mondo, proponendo nuove strategie all'insegna della crescita sostenibile. Il turismo rappresenta da solo il 10% del PIL degli Stati membri e contribuisce al 12% dell'occupazione totale. Il Parlamento chiede pertanto alla Commissione Europea entro il 2012 di presentare una strategia integrata che incoraggi il rilancio del settore turistico e accresca la consapevolezza del potenziale culturale, storico e naturale. Soprattutto per un paese come l'Italia, con un patrimonio artistico e culturale senza pari, è fondamentale che l'Europa supporti il ruolo delle imprese del settore, investendo sulla qualità dei servizi e sull'ampiezza dell'offerta. Il secondo documento approvato riguarda invece la creazione di un corpo di protezione civile europea. Il Parlamento chiede un coordinamento più stretto in cui ogni Stato membro è chiamato a mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze per riuscire a prevedere anche le calamità. L'utilizzo delle risorse di ogni singolo Stato dovrebbe essere ottimizzato nell'interesse comune, evitando la ripetizione di strutture, sforzi e soprattutto spese. Solo in questo modo sarà possibile pianificare con anticipo strategie di intervento coordinate e ottenere migliori risultati nella difesa e protezione dell'ambiente.